Etica e diritti morali degli animali. Di questo tratterà il convegno aperto al pubblico organizzato a Belluno il prossimo 14 settembre e che avrà tra i relatori Maurizio Mori, componente del Comitato Nazionale per la Bioetica. È un enorme nome di bioetica, cattedratico all'Università di Torino, con interventi di altri, naturalmente, di altre persone molto qualificate, l'architetto Yerman, per esempio, direttore dei Vigili del Fuoco di Belluno, che parlerà del rapporto uomo-cane nella ricerca di dispersi sotto le macerie, terremoti e altro, e così, e altri via di seguito. Oggi forse l'argomento è più discusso che in passato, ma certamente di questo il problema è sempre esistito. L'uomo può utilizzare l'animale per i suoi fini, qualunque essi siano, dalla macellazione alla compagnia, ma anche alla sperimentazione scientifica. O diversamente, ci sono dei limiti a questo o ci sono dei diritti? Noi non è che abbiamo un'ipotesi prevalente da far valere. Vogliamo semplicemente conoscere, discutere, sentire da un esperto, da un grande esperto, quale sia oggi il problema di questo enorme, quale sia la soluzione di questo enorme problema. Il rispetto e cura degli animali è stabilito per legge e si basa su valori morali e studi scientifici. Ci sono degli studi molto, molto importanti, che documenti di biologi, di etologi, che dimostrano che l'animale prova sensazioni emotive, fisiche, dolore, gioia, ansia, paura o anche memoria, riconoscimento, nei sogni addirittura.